Mario Calvagno, iniziamo Appuntamento con Dio di oggi, un processo da operetta. Sì, stiamo proseguendo lungo il capitolo 18 del Vangelo di Giovanni e quest'oggi prenderemo in considerazione i versetti da 28 a 40. Abbiamo già iniziato a parlare la volta scorsa e anche la volta prima della cosiddetta passione di Cristo, quindi la sofferenza di Cristo. Stiamo vedendo il tragitto, il percorso non soltanto fisico, tangibile, reale, ma anche il percorso metaforico che condurrà Gesù dal processo che vedremo fra pochi momenti fino alla tortura, la tortura vera e propria, e poi al suo cammino lungo la cosiddetta Via Crucis, proprio con la croce sulle spalle. Non soltanto un peso reale, tangibile, anche in questo caso, che lo schiacciava, che gli comprimeva tutto il suo corpo già fiaccato e piagato dalle frustate, dalle torture che aveva ricevuto, ma un peso che rappresentava già quello della croce, per non parlare poi della sua interiorità, rappresentava il peso dei peccati dell'intera umanità di tutti i tempi passati, i tempi del suo presente come uomo incarnato e anche i tempi del futuro, i nostri tempi. Il peso, un peso incommensurabile, un peso che non si può misurare. E Gesù quindi, in questo episodio descritto da Giovanni nel suo Vangelo, si trova ad essere interrogato alla presenza di Caifa, ed è un interrogatorio notturno. Ricordavamo Pietro che rinnega nella precedente puntata del nostro Appuntamento con Dio. Ricordiamo il gallo che canta, un gallo che può cantare anche nella nostra vita. Dicevamo anche questo. Ebbene, l'interrogatorio di Gesù alla presenza di Caifa termina alle prime ore del mattino e dopo lo portano al pretorio, il palazzo del governatore romano. I romani appunto avevano invaso la Palestina, l'avevano conquistata e pretendevano, per stare tranquilli, per stare calmi, pretendevano il pagamento di tasse e avevano messo il loro governatore per gestire un po' tutta la situazione. C'erano anche degli esattori che avevano in appalto la riscossione di queste tasse, e Matteo, uno dei 12, era stato appunto un pubblicano, come venivano chiamati nel gergo dell'epoca, delle persone disoneste fondamentalmente, come tanti altri disonesti che impregnavano con la loro presenza la società. E come sono disonesti coloro che accusano Gesù di chissà quali misfatti, coloro che lo arrestano, coloro che lo conducono qui al cospetto di Caifa e che poi lo porteranno lungo il percorso che conduce alla crocifissione, ad essere inchiodato sul legno della croce, appunto. Gesù prima era stato interrogato ufficiosamente da Anna, che non è più da tempo sommo sacerdote, adesso è suo genero Caifa che è sommo sacerdote in carica, e quindi da Anna passa a Caifa. Da Caifa Gesù viene condotto nel palazzo del governatore romano Ponzio Pilato, e ciascuno di questi personaggi in qualche modo non trova nulla, se no si sarebbe fermata lì già la cosa, l'accusa sarebbe stata formalizzata, ma non c'è nulla che sia dimostrato, nulla che sia dimostrabile. E quindi Gesù viene portato, viene spostato da uno all'altro, da quell'altro ad un altro ancora. Finalmente davanti al governatore romano Gesù viene trattenuto, e però anche qui ci sono delle situazioni particolari, perché i suoi accusatori
non vogliono entrare all'interno del pretorio. E sentite un po', una prescrizione religiosa considerava impuro il giudeo che fosse entrato in un luogo in cui stavano dei pagani, quindi dei non credenti in Dio, delle persone che credevano in divinità diverse, appunto. E quindi si rifiutano di entrare, e c'è in loro lo scrupolo, diciamo così, perché questa cosa li avrebbe contaminati, li avrebbe resi impuri, appunto, e avrebbe loro impedito di partecipare alla Pasqua che era ormai vicina. E questo confronto tra un'attenzione minuziosa per questi riti particolari e per queste regole religiose particolari e il crimine che stavano compiendo in questa loro doppiezza, in questo loro modo di essere disonesti, salta subito agli occhi. E allora eccolo qui il processo da operetta, come se non bastasse l'interrogatorio che già c'era stato presso Caifa o quello ancora precedente presso Anna, adesso c'è un processo vero e proprio davanti al governatore romano, che chiede, insomma, qual è l'accusa contro quest'uomo, di che cosa lo incolpate? E già subito si risentono: guarda che non l'avremmo certo arrestato se non era un criminale. E allora portatevelo via, giudicatelo voi secondo le vostre leggi, risponde Pilato. Ma noi vogliamo che sia condannato a morte, replicano quelli, e per farlo ci vuole il tuo consenso, tu sei il governatore romano. E così, ci dice Giovanni, si avveravano le parole di Gesù che aveva predetto in che modo sarebbe stato ucciso. E allora Pilato rientra nel palazzo, chiama Gesù e gli dice: ma sei tu il re dei giudei? Gesù risponde: ma me lo chiedi tu di tua iniziativa o te lo hanno detto gli altri di me? Sono forse un giudeo, ribatte Pilato. È stata la tua gente, i capi dei sacerdoti, a portarti qui. Perché? Che cosa hai fatto? E allora Gesù risponde: io non sono un re di questo mondo. Se lo fossi, le mie guardie avrebbero già combattuto per non farmi arrestare dai capi dei giudei. Ma il mio regno non è di questa terra. E allora, tu sei un re? Disse Pilato. Sì, rispose Gesù. Sono nato per questo. Sono venuto per portare la verità al mondo. E tutti quelli che amano la verità sono miei seguaci. Ma che cos'è la verità? Esclamò Pilato. Beh, vedete, quando si parla di verità in certi contesti si suscita una reazione come questa di Pilato, in chi è abituato a contorcere la verità, a distorcere la verità, a dissimulare la verità, a nascondere la verità, a negare la verità. E anche nella società di oggi si potrebbe dire questo: che cos'è verità? Gesù parla di verità. Gesù annuncia la verità. Gesù è la verità. E dice: chiunque è dalla parte della verità, chiunque non vuole dissimulare, negare, ricoprire la verità, ma la vuole scoprire, chiunque è dalla parte della verità, allora ascolta quello che io ho da dire. E fra poco giungeremo alla conclusione di questo discorso così importante e riprendiamo Appuntamento con Dio, un processo da operetta. Un processo da operetta è quello subito da Gesù, ne stiamo parlando in questo capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 28 a 40. Gesù che viene sballottato di qua e di là, passa da Anna a Caifa e poi viene condotto al cospetto del governatore romano nel pretorio da Ponzio Pilato. E se i primi due avessero trovato qualcosa di cui accusarlo, non sarebbe stato necessario portarlo da Pilato per fargli subire
un processo vero e proprio, anche se era comunque necessaria una autorizzazione da parte del governatore romano, visto che i romani occupavano la Palestina. E quindi un processo da operetta vera e propria, con tutti che vogliono togliersi il peso di una decisione, e alla fine la decisione viene in qualche modo scaricata sul governatore romano, che diventa uno strumento nelle mani delle autorità religiose dell'epoca. E proprio loro, le autorità, alla fine trovano la soluzione per i loro problemi, per potersi liberare di questa spina nel fianco che è rappresentata da Gesù di Nazareth, da quest'uomo che predica il bene, che predica la verità. Ma quando mai si è sentito che qualcuno parli di verità? Se noi vogliamo e possiamo condurre i fatti, condurre le persone, condurre la società, la nostra società, verso la direzione che vogliamo noi. Questo è un po' il succo del discorso, detto in parole povere, in parole immediate. E Pilato aveva sorriso di scherno, probabilmente, quando Gesù aveva parlato di verità. Io porto la verità al mondo e tutti quelli che amano la verità sono miei seguaci, aveva detto Gesù. Risposta immediata di Ponzio Pilato: che cos'è la verità? E poi esce di nuovo e dice al popolo qualcosa di importante. Perfino lui che è abituato alle scelte politiche, è abituato ai compromessi al ribasso, e dice al popolo: quest'uomo, guardate che non ha fatto nulla di male. Ed è lui, Pilato, il governatore romano, il capo degli occupanti in quel luogo, che cerca la soluzione per non uccidere Gesù. Guardate, siccome ogni anno in occasione della Pasqua è vostra abitudine chiedere a me il rilascio di un condannato, che ne direste se io vi liberassi il re dei giudei, il vostro re? Ma tutti gridano: no, non liberare lui, vogliamo Barabba, vogliamo Barabba, libera Barabba. Sì, e qui c'è l'ironia, non so fino a che punto, però la chiameremo ironia della sorte, perché vedete, il nome Barabba, Bar Abba, significa figlio del padre, ed è Gesù in primo luogo ad essere figlio del Padre Celeste. Eppure loro, coloro che cercano il male, coloro che rinnegano la verità, dicono a Pilato: non liberare Gesù Cristo, figlio del Padre Celeste, perché tanto non credono, non vogliono credere che Gesù sia lui, il figlio del Padre Celeste, ma libera Barabba, il brigante, l'assassino, colui che ha ucciso tante persone, il rapinato. Libera Barabba. Beh, sarebbe facile accusare i capi del popolo di quell'epoca, sarebbe facile accusare coloro che imbastiscono l'interrogatorio Anna prima e Caifa dopo, sarebbe facile, forse un po' meno degli altri, accusare Ponzio Pilato, il governatore romano. Sarebbe facile, facilissimo. Ma io credo che ciascuno di noi, nel nostro piccolo, volenti o nolenti, prima o poi arriviamo a fare il nostro personale processo a Gesù. Siamo noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, a cercare le giustificazioni o le accuse nei confronti di Gesù. Siamo noi, volenti o nolenti, a porre delle domande a noi stessi, o delle ipotetiche domande a un Gesù che non è qui davanti a noi, ma che pensiamo esista, oppure che pensiamo non esista. Beh, il nostro personale processo a Gesù, sì, però dall'esito di questo processo, di questo nostro
personale processo. Facciamo attenzione perché dipende molto. Dipende la nostra vita, ragazzi. Dipende la nostra vita. Allora facciamo attenzione alle domande che noi poniamo. Facciamo attenzione alle considerazioni che noi facciamo. Facciamo attenzione alle risposte che Gesù dà a queste domande che noi gli poniamo. Sta a noi tendere l'orecchio del cuore per sentirle in primo luogo e poi per ascoltarle. È diverso sentire e ascoltare. Riflettiamo su questo. Che Dio ci benedica.